Salve a tutti, io sono Spina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Mini World, un gioco che avete visto giusto ieri sul canale di Lion e che ho deciso di portare anch'io, però giocando in modalità survival, ossia in modalità classica. Ho anche creato un mondo apposta, l'isola Sbanunella, e senza perdere tempo entriamo per iniziare la nostra avventura. Come notate è molto simile a Minecraft sia per grafica che per meccaniche, anche se appena entrati nel mondo abbiamo ricevuto già degli strumenti iniziali, tra cui l'armatura, che nel mio caso non si vede perché ho questo bellissimo e coccolosissimo aspetto applicato sopra, e che è un bene perché di solito quando metto le armature faccio sempre piuttosto schifo. Che cos'è quello? Che cos'è? È una palla rosa! Ma è buona? Ciao! Oh mio Dio, che cos'è? No, ti prego, fermo! È bellissimo! Oddio, ha fatto beep? Ciao! Lo voglio! Aspetta, ti do del pane. Non può mangiare il pane. Che cos'è? Se sapete che cos'è, fatemelo sapere. Ok, comunque andiamo in esplorazione. Ti avrò un giorno, sappi che ti avrò, piccolo batuffolo rosa. Come notate, nell'angolo in alto a destra abbiamo una serie di piccole missioni che ci aiutano un po' a muoverci, almeno a muovere i primi passi in questo gioco, tra cui quella molto semplice di raccogliere del legno. Che cos'era? Ho sentito qual... Era il maiale? Hai fatto una puzza? Ho sentito palesemente... Ce n'è un altro! Oddio, ok. Abbiamo trovato la zona della vita. Noi ci accamperemo qui e alleveremo un botto di questi. Che non so cosa sono, fatemelo sapere. E a tal proposito, fatemi sapere anche se conoscete già... Sta succedendo cose qua intorno? Vabbè. Fatemi sapere se conoscevate già questo gioco. Se non lo conoscevate, se magari avete consigli da darmi, visto che è la prima volta in cui gioco effettivamente a questo gioco. E portiamoci avanti con le missioni. Abbiamo costruito questa che è la nostra tavola da lavoro. E la prossima missione ci chiede di costruire un piccone di legno, un altro. Però a quanto mi sembra di capire ce ne serviranno una valanga di questi affari. Ok, allora... La prossima missione richiede di andare subito a scavare in miniera e mi sembra di vedere che ne abbiamo una anche vicino. Ci arrampichiamo su. Che cos'è? Che vuoi? Che cos'è questo affare? Vai via! Oddio! Ah! Credo che sia la controparte di un creeper. Bene, sono delle uova esplosive. Abbiamo imparato un'altra cosa di questo gioco. Ok, non ce ne sono... E questo cos'è? Ma che cos'è qui? Vabbè, vai via! Maledetto, maledetto! Morto? Ok. Le caverne su Mini World non sono per niente ospitali. Dovete imparare un po' di educazione. Vabbè, portiamoci... Oh, questo cos'è? Carbone! Ok, allora portiamoci avanti e cerchiamo di raccogliere i materiali che ci serviranno per costruire una fornace. Abbiamo anche il nostro carbone, per fortuna abbiamo trovato una piccola vena qua vicino. E intanto ne approfittiamo anche per raccogliere dei minerali o comunque dei materiali per costruire quella che sarà la nostra casetta, perché io sì, ho intenzione di accamparmi qui, nonostante ci siano maiali che fanno le puzze, unghi bunghi che sbucano fuori dalle caverne e soprattutto uova bombe. Uova bombe. Uova bombarole. Che carino. Ciao. No vabbè, qualsiasi cosa qui è bellissima. Dalle piccole luccioline che volano in giro alle api che ti pungono, perché ho avuto un'esperienza brutta poco tempo fa mentre cercavo di registrare questo video, perché sì, è la tipo quinta, sesta volta che ci provo. Sono stata assaltata da un'orda di api. Vabbè, avevo distrutto il loro alveare, questo è vero. Però mi hanno assaltato non una, non due, ben tre volte. Sono stata costretta a cancellare il mondo perché non sapevo come disfarmene. E quindi eccoci qua. Allora, abbiamo fatto la nostra fornace e dobbiamo produrre del carbone. Per produrre del carbone immagino che voglia il carbone carbonella.
Quindi dobbiamo raccogliere del legno, metterlo nella fornace e ottenere del carbone carbonella. Vabbè, lasciamo le fronde lì per il momento e occupiamoci del nostro carbone carbonella. Che cos'era? Cioè, l'avete sentito? Non me lo sono immaginato. Va bene, sto usando il carbone per fare la car... Non ho capito. Sono molto confusa al riguardo, ma va bene così. Ok, abbiamo ottenuto il nostro carbone, gliene faremo fare ancora. E adesso ci chiede di andare direttamente a cercare del ferro. Ok, allora noi lasciamo qui a fare il carbone. Intanto direi piuttosto che andare a cercare del ferro di iniziare a crearci la casa, perché comunque il sole sta iniziando a tramontare. Quindi direi, visto che abbiamo raccolto un pochino di roccia, sì, ci facciamo una bella ascia di roccia, ecco qua, ci facciamo anche un piccone di roccia perché ci fa comodo e iniziamo a buttare giù degli alberi, anche piuttosto in fretta devo dire, così da iniziare a farci il nostro riparo per la notte, perché se effettivamente di notte questo bellissimo posto si riempie di quei pazzi che ti lanciano le lance, di uova che esplodono e altre cose che non oso neanche immaginare, è meglio che ci mettiamo un po' a riparo. Perché? Che cos'era? Vabbè, ma io sento i suoni. Che cos'è? Per il momento non pretendo di fare niente di troppo complesso, anche perché non so quanto ci si può sbizzarrire in questo gioco. E mi finisce la roba là sotto, però! Vabbè, siamo rapidi. Mi serve del legno. Forza! Dammi tutto il legno che puoi. Ci facciamo anche una porta. E ci facciamo anche una scatola! Ok. Che cosa abbiamo al momento? Abbiamo abbastanza legno, direi. Abbiamo una porta. Quindi senza perdere tempo ci mettiamo qua. Oddio, ma fa buio a una velocità allucinante. Mi sento come la prima notte che ho passato su Minecraft, un incubo praticamente. Ok. Veloce, veloce. Evitiamo gli angoli. Risparmiamo legno. Perfetto, finito. Questa sarà la nostra stamberga sbanunata. Poverina. Mi prendo anche tutto il legno che non abbiamo usato. Veloci. È buissimo comunque. Anche se ci sono le luccioline che ci fanno comodo. Ora, corro qua. Che cos'è quello? È uno dei pazzi? Mi sembra di capire di sì. Oh, c'è un'altra piccola gioia saltellante. Ok, prendiamo tutto. Ah, comunque, non so se ve ne siete accorti. Ora ve lo faccio vedere. Ma io quando cammino semino cuoricini, che è un'altra delle cose che più mi piacciono. Eccomi qua. Salve! Che carina. No, veramente carinissima. Mi piace tantissimo, mi piace come si muovono, mi piace quello che fanno, sono bellissimi. Comunque, mettiamo un bel po' di luci in questa piccola stamberga sbanunata e direi di piazzare tutte le nostre strumentazioni in casa. Casa poi. Una parola un po' grossa a casa, però insomma, per brutta e piccola che tu sia, resti sempre casa mia, no? Si dice così. Potremmo in teoria farci anche il pavimento di legno. Molto in teoria. Magari proviamo, vediamo. Così almeno completiamo la nostra piccola stamberghetta. Ti pareva che saltava la porta? Ti prego, no? Mi guardano. Io lo so che mi guardano. Da lontano si muovono tutti in maniera piuttosto... Che cos'è? Aiuto! Mamma! Ma scherzi, che cos'è quello? È tipo un cinghiale su due zampe. Fa impressione... Ma si possono fare le armi? Penso proprio di sì. Vediamo un po'. Sì, che si può... Lancia di pietra. Può essere lanciata. Ok, credo che qualcuno vuole beccarsi una lancia di pietra in faccia. Come dovrei fare? Avvicinati. Ok, lo adeschiamo così. Oh mamma, ma è orribile.
Ma che butta giù la porta? Ma ti pare il modo di salutare i vicini? Butta giù la porta, io boh. Salve. Tutto tranquillo? Ok, mettiamo anche questa qui. E chiudiamo. Buttano giù la porta questi affari. Mi sa che la nostra sopravvivenza in questa terra sarà molto, molto più complicata di quanto avessi mai osato immaginare. Ascia di diamante. Sembra più una sega, però va bene. Bellissimo, si possono fare una valanga di cose. Che poi in realtà, effettivamente, nel video di Lion abbiamo sbirciato un pochino nella modalità creativa e si possono fare veramente una valanga di cose. Quindi mi sa che la nostra avventura su Mini World, anzi, nell'isola Sbanunella, sarà molto lunga e molto interessante. C'è qualcun altro di quegli affari? No, con la luce mi sa che se ne vanno. Ok, è tutto tranquillo. Qua ci sono i piccoli alberelli che cadono, ci sono le lucciole che vagano nel buio. E direi che per questo nostro primo giorno sull'isola Sbanunella è tutto. Fatemi sapere se vorreste vedere una serie giocata in vanilla su Mini World e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.